il giorno della medal race dei Nacra 17 alle Olimpiadi di Rio 2016, un giorno che ricorderemo. Questa puntata delle Vele di Rio è dedicato a questa regata, al contorno, al prima e al dopo. Qui vedete la torcida italiana e quella argentina, avete visto gli amici, i genitori di Vittorio Bissaro e Silvia Sicurì, e qui invece avete visto gli argentini, qui vedete gli austriaci. Sono le tre nazioni che si contendono, anche francesi ovviamente, per omaggiare il grande Billy Besson. Sono le tre nazioni che si contendono, Italia, Argentina, Austria e poi gli australiani in più. Vedete anche dei tifosi molto particolari, il clima sulla spiaggia di Flamengo dove c'è il maxi schermo, dove c'è i cinque cerchi olimpici, sullo sfondo l'installazione del Sailing Center di Marina da Gloria. Molta gente come vedete, anche perché nella giornata erano in programma anche altre medal race. Tifosi anche svizzeri, tifosi italiani organizzati da, eccolo qua, Lamberto Cesari, storico prodiere di Vittorio Bissaro. Si fa il tifo in tutti i modi, come vedete, anche con dei piccoli tatuaggi. E il clima in banchina, ecco anche Paola Pozzolini, la mamma di Silvia, il clima davvero in banchina era di grande attesa, di grande coinvolgimento. Ci sono anche atleti, lo vedete, Francesco Marrai, Mattia Camboni, c'era anche Flavia Tartaglini, c'era Silvia Zennaro, e potete immaginare grande tensione, grande partecipazione emotiva, anche perché 48 ore prima la sfortunatissima medal race di Flavia Tartaglini. Immagini che si riferiscono alla partenza, anche dei piccoli video amatoriali di pochi clip. L'ottima partenza, lo vedete che le mani italiane e le bandiere sventolano, perché l'ottima partenza di Vittorio e Silvia, sottovento a tutta la flotta. Qui quello che accade in partenza proprio a Santiago Lange e Cecilia Carranza, che devono fare un 3,60 per una collisione in partenza e quindi partono in ritardo. Una situazione che può davvero cambiare il corso di questa regata. Qui la virata, uno dei momenti considerati un po' decisivi di questa medal race di Vittorio e Silvia, la virata per uscire dai rifiuti dei neozelandesi. Ancora immagini del pubblico italiano, lo vedete, eccoli là gli atleti, Silvia Zennaro, Francesco Marrai. L'arrivo alla prima boa di Bolina con i neozelandesi in testa. Pensate, i neozelandesi che erano partiti proprio insieme ai nostri, erano subito sottovento ai neozelandesi, quindi scelta comunque azzeccata. Passano gli austriaci, come vedete, che sono tra gli avversari da tenere d'occhio. Passano, in questo caso la foto ci mostra l'equipaggio svizzero, che ancora era teoricamente in matematicamente poteva ambire a qualche medaglia. Immagini naturalmente molto in movimento, molto amatoriali per questa boa di Bolina, dove si inizia il lato di poppa, la prima poppa. Vittorio e Silvia non fanno jibe set subito, non strambano subito, ma fanno un centinaio di metri prima di strambare. Una ricerca affannosa proprio delle raffiche di vento favorevole. Nel lato di poppa, lo vedete, sottovento ai nostri, c'è Billy Besson e Marie Rieu. E arriviamo alla fine di questa prima poppa, si sta arrivando verso la fine della prima poppa e si rigira nuovamente. Ecco qui proprio la boa di Vittorio e Silvia, sottovento al Nacra americano. Si ricomincia l'ultima, la seconda e ultima bolina, la tensione naturalmente aumenta molto. Eccoli qui ancora Flavia Tartaglini con la faccia disegnata del tricolore bianco, rosso e verde. Marco Iazzetta è stato un po', questa è la mamma di Vittorio, Marco Iazzetta è stato un po' l'anfitrione di questo gruppo, era quello che ha provato a commentare, a raccontare quello che avveniva, a raccontare gli tanti eventi straordinari di questa regata, tra cui, oltre il prima penalizzazione che ha fatto Santiago Lange, anche la seconda, perché proprio nell'ultima poppa Santiago Lange ha avuto un altro problema e è dovuto girare nuovamente 360 gradi. Ancora immagini amatoriali rubate un po' tra virgolette all'inizio della seconda e ultima poppa, dove si vede il Jennaker dei nostri Vittorio e Silvia. All'arrivo vincono i neozelandesi questa regata, secondi saranno gli australiani che si abbracciano già, lo vedete, già si abbracciano, già si comincia a fare dei conti e ahimè i conti a noi non tornano tanto bene, c'è un po' di scoramento. L'arrivo sul traguardo di Vittorio e Silvia, sono settimi alle spalle del Nacra brasiliano, eccoli qui proprio il momento in cui tagliano la linea.
con Silvia già ad ammainare il Gennacher e Vittorio al trapezio. Un omaggio a Billy Besson, alla sua Olimpiade sfortunatissima, un'altra delle storie di questi giochi, e la gioia di Zayac e Frank, l'equipaggio austriaco, ma soprattutto è il giorno di Santiago Lang. Santiago Lang e Cecilia Carranza Saroli, ma Santiago Lang, 54 anni, la storia ha fatto un po' il giro del mondo, la sua storia, questa intanto è la sua terza medaglia dopo quelle di Atene 2004 e Pechino Qingdao 2008, la sua storia, ha battuto, ha combattuto e ha vinto un cancro al polmone, Santiago Lang, figura di velista quasi leggendario non solo in Argentina. Questa vittoria, quest'oro inseguito, riconquistando prima la salute, quindi la vita praticamente, la voglia di vivere e mai smettere di navigare. I commenti nel paddock azzurro naturalmente sono, le facce sono scure. Ganga Bruni, Gabriele Bruni, il tecnico, sentiamo i nostri. Non so spiegarlo. Siamo andati in acqua cattivi e avevamo una strategia, l'abbiamo seguita, non è stata vincente e purtroppo fa parte del gioco. Abbiamo fatto un'ottima settimana che ci ha portato in medal secondi, ma tutti molto molto vicini, e niente, è così, non possiamo dire altro. Abbiamo visto quando siete usciti dall'acqua qualche lacrima, insomma, normale, no, la delusione. Ma uno deve pensare che uno lavora 4 anni per un obiettivo, e noi, il nostro obiettivo era quello di arrivare qui con le carte in regola per giocarci una medaglia, e abbiamo raggiunto l'obiettivo, nel senso che siamo entrati potendocela giocare questa medaglia. La medaglia non è arrivata, quindi sì, sono un essere umano, le lacrime ci stanno perché ovviamente c'è l'illusione. Non farei niente diverso, credo che siano stati 4 anni incredibili della mia vita, non cambierei niente, soprattutto Vittorio. E veramente penso che sia un'esperienza che mi ha arricchito in una quantità di modi che non saprei neanche descrivere, e non potrei essere più felice di questo percorso. Più che racconti sfoghi, tanto sostegno, che penso che sia stato importante soprattutto per me, ma credo anche per Vitto, erano i nostri amici e più cari, e le nostre famiglie. Loro, il loro sostegno sono la dimostrazione che comunque noi abbiamo fatto tanto e bene, e questo dobbiamo riconoscercelo. È venuta anche Alessandra Senzini alla fine della gara a dirvi qualcosa? Sì, diciamo che lei è per me una grande luce, un grande fan, una grande professoressa di Olimpiadi, e mi ha detto cose giuste e belle. Noi abbiamo fatto quello che pensavamo essere giusto, e quindi no, non ho rimpianti sulla giornata di oggi, non ce ne ho. Rilanciate quindi per la prossima Olimpiade? No, non è ancora il momento di rilanciare, non so, adesso basta, facciamo un po' di riposo e ci penseremo. Non è stato il fatto di fare una virata, perché la virata ci stava pure, è stato solo il considerare che fosse il riposizionamento era meglio che il vento. E se la guardiamo da questa parte è una sconfitta, se la guardiamo nella parte primaria della regata è una vittoria. E dopo De Pedrini un personaggio, Angelo Glisoni, è stato detto che è l'unico italiano ad aver vinto una medaglia a queste Olimpiadi nella vela di Rio 2016, era l'allenatore proprio degli austriaci, ma ha detto delle cose davvero molto interessanti. Sentite cosa dice Angelo Glisoni. Abbiamo lavorato tutti bene, siamo arrivati molto vicini, che è un sintomo non casuale, abbiamo lavorato tutti bene, per cui obbligatoriamente saremmo arrivati qua. Siamo arrivati qua, poi la medal race, ragazzi miei, cardiopalma, per cui niente, loro non hanno saputo probabilmente gestire lo stress, non è che i miei siano campioni nel gestire lo stress, perché l'hanno dimostrato spesso, però qua hanno avuto quello spunto in più che gli ha concesso di essere davanti e di tenersi un podio. Quando sei qui che davvero ti giochi in una regata che tra l'altro credo che abbia un valore tecnico ridicolo, col punteggio doppio che personalmente non condivido, perché cioè, lascia aperte le porte a opzioni che non sempre sono giuste, non rispettano il valore espresso durante tutto il campionato. Successo a Flavia anche, no? Successo a Flavia, ha condotto tutta l'Olimpiade, però è un aspetto straordinariamente importante, c'è da lavorarci su quell'aspetto qua.